Diceva, visto che abbiamo questa esigenza di fare un atto che serva a dare delle linee di soluzione ai problemi che si sono venuti a creare con i punti verde qualità, visto che sappiamo che questi punti verde qualità sono fondamentali soprattutto per i cittadini, e io mi metto sempre nei panni dei cittadini che usufruiscono di servizi, al di là dei concessionari, banche, comune, alla fine sono sempre cittadini che ci rimettono perché perdono un bene comune, e questo secondo me è un qualcosa che non deve più avvenire. Quindi bisogna assolutamente risolvere il problema anche di quelli revocati, perché molto spesso i revocati non è detto che siano stati giustamente revocati, come spesso io stavo in commissione di trasparenza, molti di voi vi ho conosciuto, e mi è sembrato che la situazione, diciamo, più delicata dei punti verde qualità è stata l'aspetto finanziario. Nel momento in cui è emerso questo problema, con l'assessore Mazzillo abbiamo fatto riunioni su riunioni, abbiamo approfondito gli aspetti finanziari, abbiamo visto tutte le criticità che sono emerse da questi aspetti finanziari. È soprattutto una triste verità vedere che questi, diciamo, questi importi dati ai concessionari con tassi di interesse quasi da usurai, mi sembrava un po' veramente fuori luogo, soprattutto se si vuole garantire un'attività produttiva sul territorio. Quindi mi auguro che si arriverà a una soluzione in tempi brevi. Grazie.